Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Lo straniero è come un extraterrestre, un'emozione in viaggio da una stella, alla ricerca della felicità e della scoperta. È stanco di sentirsi estraneo e sconosciuto, da un paese all'altro cercando di riempire quel vasto vuoto dentro di sé. Lo straniero è un abisso di curiosità, che viaggia, pieno di paura e entusiasmo. In un paese ignoto e sconosciuto, alla ricerca dell'uguaglianza. Per questo che il verso viene discriminato, la gente osserva senza mai fare niente. Purtroppo l'uguaglianza è ancora sei carente. Io e te siamo diversi, tu sei tunisino e io sono italiano. Tu sei una donna e io sono un uomo. Ci sono sempre differenze, ma è proprio questo che ci rende speciali. Perché in fondo siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani e dobbiamo avere gli stessi diritti. Senza che ci siano mai più conflitti, togliamo gli ostacoli di mezzo e accogliamo tutti senza disprezzo. Caro articolo 3 della Costituzione, nessuno deve essere escluso per la religione e neanche per via dell'opinione. Tra di noi l'uguaglianza purtroppo non è mai abbastanza. Uomini e donne in parità, dignità e libertà potrebbero creare una gran bella società. Sarebbe un mondo migliore, bello e multicolore, se tutte le persone rispettassero la Costituzione. Lo straniero è un alieno che viaggia nello spazio, alla ricerca di mondi e paesi dove incontrare nuovi amici. Lo straniero ha dentro di sé una stella che lo riempie col suo luminoso entusiasmo. Un abisso profondo dove c'è la gioia, la diversità e l'amore. Mi guarda allo specchio e lo straniero è uguale a me.